Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Scopriamo subito in apertura quali saranno i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Rigassificatore Giani replica Landi sull'istanza di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto. Intanto è stato raggiunto l'accordo al Ministero della Transizione Ecologica. MPS verso la centralità della sede di Siena. Clinica di riabilitazione toscana presentato il bilancio sociale 2021. La nave rigassificatrice sarà operativa presso la banchina di Piombino per 3 anni. È quanto è stato deciso al termine dell'accordo raggiunto al Ministero della Transizione Ecologica. All'incontro erano presenti, tra gli altri, il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, nominato commissario per il rigassificatore, e l'amministratore delegato di SNAM. Sarà poi proprio la società di infrastrutture energetiche ad individuare un sito alternativo che consenta un utilizzo della nave rigassificatrice per un periodo più lungo. Proprio il tema relativo all'istanza di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto è stato al centro del dibattito nel corso delle ultime sedute del Consiglio regionale, con il portavoce dell'opposizione Marco Landi che ha presentato un'interrogazione al presidente Giani. Io su Piombino l'ho detto in questi giorni e lo ripeto, fino a che SNAM non modifica quello che è la proposta di istanza per il posizionamento del gasificatore, che finora in data 29 giugno ha formulato dicendo di chiedere l'autorizzazione per 25 anni. Formulazione per me inaccettabile, che ho rimandato al mittente, perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord, del porto di Piombino, quella nave 25 anni non ci può stare, ci può stare al massimo 2-3 anni per poter sopperire a questo periodo, il periodo diciamo di maggiore drammaticità, di emergenza da un punto di vista del gas, per in questi 2 o 3 anni costruire una ulteriore piattaforma offshore, come c'è a Livorno, come c'è nelle altre 2 piattaforme che ci sono in Italia, cioè a 10-12 chilometri dalla riva, e lì rendere stabile per il corso del periodo che arriva a 25 anni la vita del rigassificatore. Ma finché non si scioglie questo nodo preliminare in cui SNAM accetta che nel porto di Piombino ci può stare al massimo 3 anni, le altre cose e il cronoprogramma per me non sono oggetti da esaminare. Presidente Giani, nella sua veste di commissario per l'opera del rigassificatore nel porto di Piombino, continua a nostro avviso a sbagliare. Lo fa perché adesso sta facendo il gioco delle 3 carte con la durata del tempo di questa concessione che SNAM dovrebbe avere per posizionare il rigassificatore ed avere la concessione sia sul porto che come offshore fuori dal porto di Piombino. Si è sempre parlato di 2-3 anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel Golfo di Follonica come offshore, quindi parlare di questi anni 2-3, la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Giani ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né 3 anni né 3 giorni. Questa la dichiarazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Torselli in merito al dibattito sul rigassificatore, rilasciata prima del raggiungimento dell'accordo per la presenza della nave a Piombino per 3 anni. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino Ferrari sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il governatore Giani, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura, però spero, per una volta confido nel governatore Giani, ma ho paura che l'aver accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa dal governo e da chi vuole quell'impianto. Quindi temo, Giani fa bene oggi a porre criticità,
ma purtroppo io credo che avrebbe fatto meglio a porle prima di accettare il ruolo di commissario. Io credo che oggi Gianni sia in una posizione dalla quale difficilmente potrà fare retromarcia e potrà evitare in qualche maniera questo scempio che è già stato deciso a tavolino. Mi auguro che Gianni voglia sostenere, accodarsi e abbracciare la protesta del sindaco Ferrari, ma soprattutto dei cittadini di Piombino, ed evitare l'arrivo della nave metaniera. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, ha risposto ad un'interrogazione del vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, sul paventato ridimensionamento del numero delle filiali in Toscana di Monte dei Paschi di Siena. Ho molto apprezzato quello che è avvenuto in questi due anni, l'ho detto anche al consigliere Casucci, grazie al ministro Franco, che ha avuto il coraggio di ripensarci. Quando il governo si costituì, noi eravamo insediati da qualche mese, io ero, diciamo così, guida di una battaglia che ho trovato condivisa sia dalla maggioranza del Consiglio, sia dal nostro governo regionale, sia anche dagli enti locali, la provincia di Siena con Franceschielli, ma anche il sindaco di Siena De Mossi, pur non abbiamo lo stesso colore politico. Questa battaglia ha garantito il mantenimento a Siena della sede, del marchio, della direzione del Monte dei Paschi. E il nuovo amministratore delegato sta procedendo nel rafforzamento del Monte dei Paschi sotto gli indirizzi del ministro Franco, che ha avuto il coraggio di ripensare a quella che era un'operazione di inglobamento del Monte dei Paschi in Unicredit, addirittura agevolata fino a un certo punto da 8 miliardi che lo Stato avrebbe dato. Meno male si è ripensato, e oggi certo Monte dei Paschi dovrà chiudere qualche filiale, dovrà sostenere il percorso più accelerato per il pensionamento di maestranze, ma niente di traumatico, e invece il mantenimento in vita di quella che oggi è la banca simbolo questa regione, la regione Toscana, il Monte dei Paschi di Siena, che vogliamo fare qualsiasi considerazione la possiamo fare, ma è la terza banca italiana. Abbiamo chiesto al governatore di monitorare concretamente e puntualmente l'attuazione del piano industriale 2022-2026 del MPS. Questo perché si va incontro a un maxi esodo di 3.500 dipendenti. Tutto questo dovrebbe avvenire entro novembre per non perdere alcuni vantaggi che hanno, come ad esempio i prepensionamenti fino a 7 anni. Siamo sinceramente preoccupati perché abbiamo dato tanto in termini di posti di lavoro anche in Toscana, e non vorremmo che vi siano perdita di garanzie per quanto riguarda i lavoratori e che vi sia ulteriore aggravio per gli stessi dipendenti. Quindi occorre seguire da vicino. Il governatore ha risposto confermando l'intenzione di seguire la vicenda attraverso la direzione economia finanza e attraverso IRPET. Noi stessi seguiremo la vicenda perché siamo concretamente e veramente dalla parte dei lavoratori. È stato presentato in Consiglio regionale il bilancio sociale della clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova Bracciolini, una società per azioni a prevalente capitale pubblico che è diventata punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale in tutta la Toscana meridionale, oltre che parte integrante del sistema sanitario regionale e del sistema di ricerca nazionale nel settore. Siamo poche realtà toscane, siamo solo tre, una a Volterra, una a Firenze e una nel Valdarno. E vogliamo significare anche in questa sede, lanciare anche sempre più il messaggio che la riabilitazione è un punto ormai di non ritorno nel percorso di prevenzione, cura e riabilitazione. E purtroppo c'è tanto, tanto, tanto cammino ancora da fare. La Regione Toscana in prima persona ovviamente è quella che è padrona della programmazione e delle soluzioni anche di carattere clinico e sanitario. L'interruzione dovuta al Covid ha dato un colpo ancora più grosso, se ce ne fosse stato bisogno, alla capacità riabilitativa ospedaliera della Regione Toscana. Bisogna ripartire, e ripartire da dove? Proprio da qui. Che presentare questi dati, quello che è successo in questi ultimi anni nella nostra piccola realtà, è un mezzo per poter diffondere questa esigenza, perché oggi si investe in riabilitazione meno dell'1% di quanto è stanziato per il servizio sanitario regionale, e penso di poter dire a ragion veduta che c'è tanto cammino da fare.
alla CRT, che è una struttura integrata nella rete riabilitativa della Toscana Sud-Est in grande collaborazione con la ASL, abbiamo molto creduto sulla parte della ricerca e dell'assistenza, e questo connubio tra ricerca e assistenza ha consentito di portare all'interno di tutta la rete riabilitativa aziendale e soprattutto dentro la CRT sperimentazione e miglioramento delle cure riabilitative. Quindi oggi nella CRT e anche nelle altre sedi possiamo vantare l'utilizzo di metodiche di riabilitazione che sono indubbiamente all'avanguardia, come l'utilizzo dei neuroni specchio piuttosto che la stimolazione elettrica transcranica, tutte modalità che servono per potenziare il recupero dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. In particolare nella CRT, su decisione aziendale, abbiamo concentrato tutte le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi il nostro punto di riferimento aziendale per l'unità gravi cerebrolesioni acquisite è all'interno della CRT, dove l'expertise ha raggiunto dei livelli di eccellenza e dove oggi i nostri pazienti residenti nella Toscana Sud-Est possono trovare un inizio di percorso qualificato per poi dopo proseguire nella rete riabilitativa aziendale fino al rientro a domicilio, proprio nell'ottica del massimo recupero della disabilità. La clinica è sicuramente una struttura importante nel territorio, io posso parlare dell'esperienza del bilancio sociale, che è un'esperienza ormai consolidata nella clinica. La clinica ha introdotto il bilancio sociale come strumento di rendicontazione volontaria all'interno del proprio percorso di rendicontazione, però questo documento non è solo un documento tecnico di rendicontazione, ma è un documento che ha l'obiettivo di parlare a tutti gli stakeholder, a tutti i soggetti portatori di interessi che si interfacciano con la clinica. È un documento che serve per mostrare la qualità dell'attività svolta, del servizio sanitario, e in qualche modo CRT in questo rappresenta anche veramente un'esperienza d'eccellenza nel settore della sanità, perché si trovano poche strutture che hanno un processo rendicontativo di rendicontazione sociale così strutturato e così continuo. Il CRT è un centro fondamentale nella rete dei servizi sanitari e sociali dell'azienda Toscana Sud-Est e di tutta la regione. È un centro in cui si fa riabilitazione, ma non solo. Si fa cura riabilitativa e insieme ricerca. Si mettono insieme le più alte professionalità con le più alte tecnologie e soprattutto si fa percorso di vita e di salute dei pazienti. Percorsi clinici strettamente integrati con le nostre strutture sanitarie ospedaliere, l'ospedale del Valdarno all'interno del quale il CRT si trova, collegati con i servizi riabilitativi territoriali e anche con i servizi sociali. L'obiettivo con loro e con noi è quello di dare alle persone anni di vita qualitativamente validi, recuperare i deficit che possono avere avuto da patologie, compreso il Covid con cui stiamo combattendo ultimamente. Il tutto nell'attenzione anche all'equilibrio economico-finanziario, nell'attenzione alla ricerca, nell'attenzione al percorso di vita di queste persone. Eccellenza in Toscana ormai ci ha abituato bene negli anni passati, il centro di riabilitazione toscana è da sempre un fiore all'occhiello della nostra sanità, insomma poche regioni possono vantare di avere una clinica di riabilitazione, in questo caso fra l'altro all'interno dell'ospedale della Gruccia, è a capitale mista, partecipazione chiaramente maggioritaria da parte del pubblico, questo lo colloca secondo noi in una filiera di spostamento dall'ospedalizzazione al territorio, cioè le persone hanno più bisogno di uscire dall'ospedale, di essere presi in carica da strutture come questa. Il fatto di presentare un bilancio sociale significa rendicontare agli stakeholder, quindi a tutti i portatori di indirizzo di interesse, non solo un bilancio con i numeri, ma quanto questo bilancio ha impattato nel tessuto sociale economico di quel territorio. Insomma, siamo contenti di presentarlo ancora una volta in Consiglio regionale. Complimenti al Presidente, al Direttore, a tutti gli operatori di quella struttura che anche in un momento molto molto difficile come quello del Covid hanno saputo investire ancora in qualità. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.